Ripattoni in arte 2017, il coraggio e l'artista, talento e territorio. Questi gli slogan che accompagnano la 12ª edizione dell'evento che si svolgerà dal 23 al 30 luglio. Grandi preparativi in atto per una manifestazione che lascerà anche quest'anno il segno. Speriamo di sì, ci auguriamo di sì ovviamente, il talento e il territorio sono la nostra, inseguiamo questo abbinamento dall'inizio di questa avventura. Il tema di quest'anno è il coraggio dell'artista, lo abbiamo pensato soprattutto al momento in cui abbiamo visto che il territorio sembrava quasi averne bisogno, nel senso che la comunità intorno a noi sembra essere dominata più da paure, da incertezze, da difficoltà, e quindi noi proviamo a vedere se la via dell'arte è una via che suggerisce qualche spunto, qualche soluzione o dà qualche indirizzo. D'altro canto io sono convinto che l'arte è un virus che deve innovare, noi proviamo a vedere come viene. Quali saranno le sorprese che riserverà Ripattoni in Arte 2017? Ma nel tema del coraggio la prima cosa è una passeggiata nel borgo che noi identifichiamo, Ripattoni che è molto carino, molto bello e quindi piccolo ma molto ospitale, dove questa anima artistica ha sempre trovato un ambiente ideale, e quindi una passeggiata che consentirà anche nelle piccole vie del borgo di trovare occasione di vedere una mostra, di riflettere, di guardare qualche opera d'arte, e poi nel sontuoso Palazzo Salicetti ovviamente visitare le mostre di quest'anno, che sono incentrate tra l'altro su delle artiste, degli artisti, perché non sono soltanto donne, che hanno giovani molto brillanti, legate al territorio perché sono native e nativi, e quindi un'occasione in più per poterle anche far vedere e anche far conoscere meglio al territorio. Quanti sono gli artisti coinvolti quest'anno? Allora, gli artisti in realtà non li posso mai contare, sono tantissimi. Diciamo che abbiamo nelle sale di Palazzo Salicetti, tra gli altri abbiamo Francesca Casolani, Claudia Di Giuseppe, Claudia Petraroli, Diego Feliciani, un altro fotografo. Poi abbiamo nelle sale del Teatrino un riconoscimento a uno dei fondatori di Ripattoni in Arte, che è Sorgentone, Nicola Sorgentone, al quale è dedicata una personale. E poi nelle vie, nei 12-13 punti di approdo del borgo, abbiamo credo oltre una ventina di altri artisti che esporranno.